Andrea Scanzi, verrebbe da dirlo anche al tuo giornale, al Fatto Quotidiano, che da un paio di giorni si è schierato contro la vaccinazione dei bambini. Perché? Perché siamo un giornale pluralista e perché abbiamo tanti punti di vista e perché secondo me esercitare il dubbio è fondamentale. Intanto, come battuta, ti dico che sono contento perché finalmente smetteranno di chiamarmi il travaglio dei poveri o la brutta copia di travaglio. Me lo dicono da 10 anni e io sono anche contento perché vuol dire che somiglia a uno bravo. Mi dicessero se è la brutta copia di Vittorio Feltri, diciamo, mi arrabbierei un po' di più. Ma fuori dalla battuta, la pandemia e non solo, ha tirato fuori un pluralismo di pareri. Lo dimostrate anche voi ogni giorno qui a 8:30. Se si parla di Green Pass e di Super Green Pass, io e Antonio Padellaro siamo favorevoli, Tommaso Montanari e Marco Travaglio non sono minimamente favorevoli. Ho ragione io, ha ragione Marco? Non lo so. Siamo amici lo stesso, siamo fratelli nello stesso giornale lo stesso. Per quanto riguarda però il discorso del vaccino sotto gli 11 anni, dai 5 ai 11 anni, il problema c'è. Io sono favorevole, mi ha convinto la Viola, mi aveva convinto anche prima. Quando sento dire un dottore come il dottor Galli, se avessi dei nipoti di 5-6 anni li farei vaccinare, a me basta. Per me loro sono la Cassazione e il discorso finisce lì. Lo ha detto anche la dottoressa Viola. Se devo scegliere tra Meloni, che non li farebbe vaccinare i suoi figli, e il dottor Fauci, è ovvio che si sceglie il dottor Fauci. Però stiamo attenti a non far finta, o meglio, a far finta che non esista un problema di comunicazione e un problema emotivo, perché si parla di bambini. Io ho sentito il senatore a vita Monti dire che durante la pandemia bisognerebbe in qualche modo sospendere l'informazione vera al 100%. In realtà Monti non ha detto questo, però esatto, insomma, esatto. È vero, infatti poi ha spiegato meglio, erano provocazioni. Intendeva dire che bisognerebbe in alcuni casi, insomma, non dico silenziare, ma un'informazione responsabile, questo credo. Esattamente, dire, e siamo totalmente d'accordo. Infatti voi non chiamate mai Novax e non ho mai visto i Montesano o le Brigliadori qui in questo studio. Ne siamo mai d'accordo. Vedrai. E sono felice, però, e d'altrove invece li vedo, però sui bambini qualche problema c'è, tre velocemente. Il primo, la dottoressa Viola dice che sono pochi quelli che non sono d'accordo, può darsi, ma sono di peso. Se uno spettatore ascolta Crisanti dire, insomma, io non li farei vaccinare o non sono così convinto, Crisanti un po' di credibilità in questi 2 anni se l'è assunta, se l'è meritata, io ne ho stima, quindi lo si ascolta. Secondo problema, quando dicono coloro che hanno legittimi dubbi sulla vaccinazione sotto gli 11 anni, il rischio siamo sicuri che sia superiore o inferiore al beneficio? Beh, è un messaggio che arriva, perché noi sappiamo negli adulti che sicuramente è meglio vaccinarsi che non vaccinarsi, ma se ci dicono che sono infinitesimali i casi di bambini che rischiano per il vaccino, per la pandemia, allora uno dice che li vaccini a fare? E poi c'è un problema etico, un problema proprio affettivo, rapido. Cioè si vanno a toccare i bambini che sono delle persone sacre, sono delle persone in qualche modo che non vanno toccate, e c'è il sottopensiero per cui lì si vaccina per aumentare la percentuale finale e per salvare i 70, 80, 90 anni. E allora un genitore dice, ma io devo far rischiare mio figlio per salvare forse un 80enne? Non dico che sia giusto, ma il problema c'è, dottoressa Viola, nella comunicazione. Io lo farei vaccinare mio figlio, ma non tutti la pensano come me, e lei lo sa bene. Allora, prima di restituire la parola a Lina Palmerini e Sallusti, ci deve rispondere a tutte queste questioni, professoressa Viola. Allora, aggiungo solo un piccolo particolare, che noi partiamo anche dal presupposto che ognuno ha un pezzetto di responsabilità per la salute collettiva, giusto? E questo forse, se lo capissimo tutti noi adulti, avremmo molti meno problemi, magari anche con i più piccoli. Professore Saviola, allora, Crisanti che dice che non ci sono abbastanza dati, rischi maggiori... Crisanti parla legittimamente, ma a titolo personale. Per me non c'è il minimo dubbio che quando parliamo di vaccini devono parlare gli immunologi, i pediatri e le persone che nella loro carriera scientifica si sono occupate di questo. Abbiamo per esempio Sergio Abrignani, abbiamo Locatelli, abbiamo appunto la Società Italiana di Pediatria, abbiamo il professor Mantovani, abbiamo una serie di scienziati che sono competenti quando si parla di vaccini e di bambini e di immunologia. E quindi le competenze sono diverse. Lo so che per il grande pubblico è difficile capire questo, ma ci sono competenze diverse. Poi c'è la questione della sicurezza. Che i rischi sono maggiori dei benefici.
Non è vero assolutamente, cioè i rischi dell'infezione sono assolutamente maggiori rispetto al vaccino. L'FDA, quando ha approvato il vaccino, ha fatto un'analisi di quali sono i rischi e quali sono i benefici, e in ogni condizione è molto meglio vaccinarsi rispetto ad andare incontro all'infezione naturale. Ricordiamo che in Italia gli ultimi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità davano 5.800 bambini che hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Non sono pochi. Un bambino piccolo che deve andare in ospedale, che viene rinchiuso per giorni o che addirittura va in terapia intensiva, è un trauma che noi dobbiamo e abbiamo il dovere di evitare ai nostri bambini. È vero che i bambini sono la parte più delicata, sono, ripeto, anche se i miei figli sono grandi, sono anch'io una mamma, e proprio perché i nostri figli sono la parte più preziosa della nostra società, del nostro cuore, della nostra famiglia, noi dobbiamo proteggerli, e non c'è modo migliore di proteggerli se non attraverso una vaccinazione, perché tra un virus come il SARS-CoV-2, che è un virus subdolo, le cui conseguenze non possiamo conoscerle, e il vaccino, non c'è il minimo dubbio, si sceglie il vaccino. Non c'è il minimo dubbio e non c'è il minimo